racconta che a Roma, in piazza del Campidoglio, davanti al monumento sepolcrale degli Andronici, fra tamburi e trombe, alla presenza di senatori e tribuni, Saturnino e Bassiano, fratelli, ma figli dell'imperatore, disputano su chi dei due deve succedere al padre defunto. E così parla Saturnino. Non fate torto alla mia età con un'indegna scelta. E così risponde Bassiano. Trovino sepoltura insieme ai loro avi, vicino ai loro fratelli, e non vadano più errando per lo Stige. Così parla Lucio, il figlio di Tito. Il libro riporta l'estremo saluto ai campioni di Roma. Rimanete qui, in onore e pace. Qui non si alimenta invidia, qui non crescono piante maledette, qui nessuna tempesta, nessun rumore. Lavinia, vivi, sopravvivi ai giorni di tuo padre. E qui il libro racconta molte altre storie e, lasciando quello che non ha importanza, che Tito Andronico rifiutò di essere imperatore. Dopo aver sepolto 21 propri figli. 21? Caduti virilmente combattendo per salvare la patria. Egli non vuole simili onori. E allora, dopo lunghe discussioni e dispute, senatori e tribuni chiedono a Tito di indicare il nuovo. Ma egli non sa che anche Bassiano la voleva sposare. Anzi, che suo fratello Marco gliel'aveva anche promessa quando era in guerra. Intanto Bastiano, che voleva diventare imperatore, pretende almeno di avere la linea. E Marco dice: "Uniquiqua sum, detta la nostra giustizia romana. A norma di giustizia, questo principe si prende quello che è suo." I figli di Tito, suoi fratelli, tutti acconsentono. Evviva, evviva, evviva! Ma Lucio grida! Sarà di Bassiano finché io Lucio viva. Tito allora cerca di inseguirli, ma un altro suo figlio, Muzio, gli sbarra la strada, gli impedisce il passo. E allora Tito trae la daga e lo colpisce a morte. Dice così perché Saturnino è giovane e inesperto. Infatti finirà presto e male. Ma per ora tutto contento, la conduce al Panteon e vanno a celebrare i sacri riti. Qui nessuno nidifica, tranne il gufo notturno e il corvo del malaugurio. In questo orrido anfratto del tempo morto della notte, mille diavoli immondi, mille serpenti similanti e 10.000 rospi gonfi e altrettanti porcospini fanno un rumore così pauroso e confuso di urla che nessuna creatura umana è in grado di ascoltare senza impazzire o morire poco dopo. Quelle soavi dita che avrebbero ricamato meglio di Filomena il tuo pensiero. Neanche bene, anche se è un po' sfalsato. Sì, però sì. La lascio partire poi. Sì, nel senso che mi siete su due piani diversi. Viene col tuo dolce respiro. Ti hanno violata e ti hanno tagliato la lingua perché tu non possa rivelarlo. No,
per darsi solo la vita. Ascoltatemi, austeri padri, nobili giudici, fermatevi. Poi andiamo. Che proclama minaccioso di fare vendetta come Coriolano. E fate finta di essere voi, i goti che arrivano a Roma. Signori, è pronto il banchetto che il sapiente tipo ha preparato per un nobile scopo, per la pace. E ora, chiudiamo.